Ciao, ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Come state? Oggi unboxing in collaborazione con il sito DoiTu. Con il sito DoiTu già ho collaborato, infatti questa è la mia seconda collaborazione. Per chi si fosse perso la prima collaborazione, ho realizzato queste due spille. Troverete appunto sia l'unboxing e sia il tutorial di queste due creazioni. Ve le lascio qui anche nella i di informazioni e anche in descrizione il link per quanto riguarda il tutorial. Adesso vi mostro cosa ho scelto con questa seconda collaborazione. Ecco qui la scatolina delle meraviglie e quindi adesso vi mostro cosa ho scelto. Prima di mostrarvi i materiali, ci tenevo a dirvi che le spedizioni sono state velocissime. Infatti, ieri sera mi è arrivato il tracking da parte del corriere, mi è arrivato all'email, e questa mattina, a mezzogiorno, il pacchetto era già nelle mie mani. Quindi, davvero una spedizione velocissima, con razzo proprio. È stata velocissima. Ci tenevo anche a dirvi che il mio codice sconto Giulia35 è ancora attivo. Quindi, per chi volesse fare acquisti dal sito di DoiTu e usufruire del 35% di sconto, può farlo tramite questo codice. Ovviamente è valido anche sui prodotti già in promozione, quindi un ulteriore sconto che non fa mai male. E ci tenevo anche a mostrarvi questo che era all'interno del pacchettino. Per avere anche il 45% di sconto più un omaggio Swarovski, però in questo caso l'ordine deve avere un importo pari o superiore a 500 euro per chi volesse fare delle spese folli. Per chi invece vuole fare delle spese un po' più contenute, meno dei 500 euro, può ovviamente usufruire del mio codice sconto, cioè Giulia35. Come dicevo prima, per avere appunto il 35% di sconto. Io sarò la prima ad utilizzarlo, già ve l'ho detto l'altra volta, infatti ne ho approfittato e ho preso la resina UV e altre cosine, e adesso vi mostro cosa ho scelto in collaborazione con DoiTu. Il primo prodotto che ho scelto sono queste perle Swarovski da 12 mm. La colorazione è Crystal Pastel Yellow. All'interno della confezione sono presenti 4 perle ed è davvero una stupenda colorazione, non le avevo mai prese. E ve le straconsiglio, cioè sono davvero bellissime. Appena le ho viste, subito mi si sono accese tante lampadine in testa per come utilizzarle. Sono davvero molto molto belle. Le ho prese anche un'altra confezione, quindi sempre nella medesima colorazione, e appunto per un totale di 8 perle. Ok, le rimetto all'interno e ve le lascio tutte quante qui le colorazioni, così per chi riuscisse a capire cosa andrò a creare, lo scriva nei commenti. Poi le ho prese anche da 2 mm, sempre nella stessa colorazione, cioè Crystal Pastel Yellow, sempre ovviamente delle perle Swarovski, e sono piccine piccine, sono davvero molto carine. Questo, ho paura di aprire la confezione, ve le mostro così, però tipo la mamma e i piccoli figlioletti. Sono davvero carinissime da due. Di solito le avevo prese da tre, da due non mi ricordo se le ho mai prese le perline così piccine piccine. E adesso vi mostro tutte le rocaille, sia 15.0, 11.0 e anche Delica della Miyuki. Sono tutte colorazione Celion e quindi un altro indizio. La prima colorazione Celion è questa qui, sono delle rocaille 15.0 e sono le Light Limes, i Ice Celion, scusate la pronuncia, lo ripeto, sono Light Lemon Ice Celion, sembra uno scioglilingua, e sono le 514 della Miyuki. I pacchetti sono tutti quanti da 20 grammi. E poi ovviamente sul sito ci sono anche i pacchi, quelli lì da 100 grammi, quindi se volete approfittare con lo sconto Giulia35 potete anche prendere questi pacchi belli grandi, così da fare scorta di perline. Tra l'altro questa colorazione è stupenda perché è perfetta, cioè ho fatto delle scelte ad hoc e non me ne sono neanche resa conto di essere stata così precisa. Cioè adesso che le vedo tutte quante all'unisono, sono davvero contenta della scelta fatta, delle scelte fatte, perché ho scelto più cose. Poi vi mostro queste qui che sono le perline della Miyuki, queste qui sono le Sky Blue Celion, le 524 della Miyuki, e come dicevo prima sono sempre pacchetti da 20 grammi. Questa è anche un'altra bellissima colorazione. Poi ho preso questa qui, che sono le 539 della Miyuki, e sono appunto le Salmon Celion, sempre 20 grammi.
E anche questa è bellissima. Io poi adoro le colorazioni Celeon, subito molto pastelloso, gioioso, e sono stupende. Poi queste qui sono le 538 e sono appunto le Lilac Celeon, ed è stupendo anche quest'altra colorazione. Sono davvero molto belle, spero che rendano anche in videocamera. E poi ho preso anche quest'altra colorazione. Queste sono le Carnation Pink Celeon e sono appunto le 535 della Miyuki. E anche questa è uno spettacolo. La appoggio qui, così c'è tutta la carrellata di colori. Poi sempre Rockaille 110 della Miyuki, queste sono le 522 e sono le Light Aqua Celeon. E anche questa è una bellissima colorazione, che è ovviamente differente da questa qui che vi mostravo prima. E l'appoggio qua. Poi ho preso le Delica, sempre della Miyuki, e queste qui sono le DB 1531 e sono appunto le Opaque Pale Yellow Celeon. E anche questa sono soddisfatta del colore, perché ero indecisa fra due tipi di giallino, ma queste qua sono perfette perché avendo la finitura Celeon va perfetto, perfetto nell'insieme con tutte le altre perline e anche le perle. Poi per quanto riguarda le perline ho scelto queste colorazioni. Poi ho scelto anche i Bikono Swarovski da 4 mm. Questi sono i Yellow Opal Shimmer. La confezione è da 60 pezzi ed eccoli qua, sono davvero uno spettacolo. E questa colorazione qui li ho presi anche da 3 mm. Ed eccoli qua, questo è il codice, sempre da 60 pezzi e appunto sempre Yellow Opal Shimmer. E questi sono da 3. Davvero molto molto belli. Poi ho preso anche un'altra colorazione sempre di Bikono Swarovski, questi sono i Yellow Opal, non sono Shimmer. Ve li mostro anche a paragone le due colorazioni. Sono entrambe stupende. Ve le consiglio entrambe. Poi ho scelto anche il filo Miyuki bianco. Mi ci trovo davvero benissimo con questo filo, sia per realizzare le incastonature, ma anche per la tecnica del bead embroidery e anche il brick stitch. Quindi ve lo straconsiglio se siete alle prime armi. Poi ho scelto anche queste qui che sono le goccine sempre della Swarovski in colorazione crystal, misura 9 mm e sono esattamente 6 pezzi all'interno della confezione. Le goccine sono davvero molto molto belle ed eccole qua. Queste sono tutte le goccine, sono davvero bellissime ed eccole qui. Le rimetto all'interno della confezione. Poi ho scelto anche questo, che è un moschettone portachiavi con anello brisé e catena oro, misura 80 mm, ed eccolo qua, con appunto il moschettone e anche l'anellino, ed è davvero molto carino. E poi ho scelto, aspettate che rimetto tutto qua dentro, ho scelto gli anellini, questi qui in acciaio, aperti da 6 mm, e all'interno della confezione sono presenti 50 pezzi. Quindi sul sito ci sono anche tanti elementi in acciaio. Poi, questo è anche l'omaggio, grazie allo staff di Doitu, hanno inserito appunto delle monachelle, dei chiodini, delle perline in acciaio, delle perline satinate e anche queste pietre dure. Grazie mille. E poi ho scelto questi connettori. Questo connettore è davvero molto molto carino. Questo qua è il codice, sono misura 20x12 mm. All'interno della confezione sono presenti due pezzi. Mi sono resa conto adesso che hanno appunto il bordino argento, ma non è un problema perché molte volte abbino appunto l'argento con l'oro. Sono davvero molto belli, sono ben fatti, molto molto belli. E ne ho presi appunto due confezioni di questi connettori ovali. Ed eccoli qua. Poi, infine, ho preso due catene. La prima è questa catenina rosario in argento 925, placato in oro, e ci sono appunto delle perle, queste qui,
di acqua dolce ed è stupenda questa catenina, molto fine ed elegante, e appunto in argento 925 placata oro, davvero molto molto bella, misura appunto 50 centimetri. Poi vi mostro anche l'ultimo prodotto, è sempre una catellina, sempre in argento 925 placata in oro, sempre la misura da 50 centimetri, stupenda ed è adatta sicuramente a qualsiasi tipo di pendente, davvero molto carina e fine e bella resistente, davvero molto molto bella, ed è appunto la misura, come vi dicevo prima, 1,5 mm. E questo era l'ultimo materiale che ho scelto appunto dal sito di Doitu, ed ecco qui tutto il mio bottino. Quindi siete riusciti a capire cosa andrò a creare? Scrivetelo nei commenti. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima, ovviamente con il tutorial in collaborazione con Doitu. Grazie allo staff di Doitu, un bacio e a presto, ciao!